E a questo punto la parola va al candidato sindaco Simone Turini. Mi fate emozionare, mi fate emozionare. Lo sapete, sono di lacrima facile, sono di lacrima facile. Vi dico subito, ah ecco, è arrivato anche Alessandro Antichi, che invito subito sul palco. Vieni, vieni. Preferisci stare lì? Non mi vuoi mettere in imbarazzo con l'altezza, ho capito, va bene. C'è il predellino, eh? C'è il predellino. No, ma non lo utilizzo. Allora, cosa dire di questa splendida... Aia, cominciamo bene. Di questa... Che si deve fare? Di questa splendida serata. Intanto ringraziamo il buon Dio, la bella giornata di sole in piazza, perché in questa piazza, tra la gente, con la gente, noi stasera lanciamo all'inizio della campagna elettorale la sfida per la liberazione di Follonica. Festa della libertà! Vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito in vario modo per la riuscita, e si può parlare sicuramente di una meravigliosa riuscita di questo appuntamento. Erano anni che a Follonica nessuno osava sfidare la piazza. Noi l'abbiamo fatto, ancora una volta non abbiamo sbagliato il colpo, ci siamo, lo sanno, ci temono. Abbiamo appena ascoltato gli esponenti delle cinque liste che rappresentano quattro partiti nazionali ed un partito ed una lista che ha una valenza territoriale. Abbiamo la tradizione della, della dottrina sociale della Chiesa, abbiamo la tradizione del filone riformista, nazionale e socialista che ha caratterizzato l'Italia, abbiamo una forza tematica cittadina per i problemi e per le questioni principali della città. Siamo sicuramente rappresentativi di tutta la meravigliosa comunità di Follonica. Avete sentito anche 84, che con me sono 85 candidati che si daranno l'anima, che si daranno il tutto per la conquista del comune di Follonica. Siamo l'alleanza più numerosa, più partecipata, più convinta, più coesa, più entusiasta. Non sono solo quindi in questa splendida avventura, non potrei esserlo dopo 28 anni di impresa, di imprenditore. So benissimo che da soli non si costruisce, si deve costruire una squadra con l'entusiasmo, accendendo la voglia di fare e del fare bene, uniti e coesi per vincere, uniti e inclusivi per governare, uniti su un programma elevato e non fatto al ribasso di compromessi e di interessi. Quali saranno le bussole del nostro agire? Saranno il merito, la competenza, la trasparenza e, lo dico subito, se sarà necessario, se qualcuno dei nostri avversari
se chi oggi sta dall'altra parte o non ha mai stato con noi e anche questa volta voterà dall'altra parte, se risponde a questi requisiti, noi lo includeremo anche nel nostro governo, perché dobbiamo dimostrare la nostra differenza. Noi vogliamo una città che sia la città delle opportunità, non la città degli opportunismi. Noi vogliamo una città che sia della convinzione e non della convenienza, una città che rappresenti tutta la popolazione e non solo una fazione. Noi vogliamo, in una parola, in uno slogan, in un impegno, questa volta far vincere Follonica. La rivoluzione la attueremo con l'alternanza, si tratterà di una vera e propria rivoluzione dell'alternanza. Lo costruiremo insieme a voi, una città che non solo non si sottragga più, ma addirittura rivendichi il ruolo di essere il secondo centro della provincia di Grosseto. Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare. Una città che non si è impaurita dal nuovo e dall'ignoto, ma che conti e si scommetta sul proprio sviluppo. Per liberare le energie di cui dispone, e ce ne sono tante, con l'alternanza creeremo il fermento, l'entusiasmo, il dinamismo, la sana competizione tra i programmi elettorali di governo. Ecco perché, casomai non avessero capito i nostri avversari, abbiamo deciso di impegnarci per cambiare. Ecco perché Follonica ha deciso di voltare pagina. Il mio intervento di questa sera, a differenza di altri, di tutti quelli che stiamo sostenendo tra la gente, con la gente, nei dibattiti, in ogni circostanza in cui entriamo nel merito delle questioni, il mio intervento stasera è più che altro un intervento di metodo, e su questo vorrei ulteriormente soffermarci. Perché tutto questo? Perché ci stiamo impegnando? Perché noi abbiamo posto al centro della nostra azione, del nostro programma, il futuro e quindi i giovani, perché questa è la prima priorità. Non voglio ulteriormente parlare di turismo. Ormai a Follonica, quando mi vedono, non parlano più di turismo, ormai si parla di turinismo. Una nota compagnia di operatori turistici ha deciso di cambiare la propria denominazione sociale. Si chiamerà Valturini. Allora io non voglio tediarvi molto. Dopo di me dovranno parlare esponenti di natura provinciale e di natura nazionale, che sapranno riscaldare i vostri cuori e illuminare le vostre menti. E allora questo sogno che abbiamo nella nostra mente, nel nostro cuore, su questo sogno noi investiremo ogni energia fisica e mentale, ogni minuto del nostro tempo fino alla data delle elezioni. Però per fare tutto questo, il 6 e 7 giugno occorre la svolta. La svolta politica e amministrativa. Senza di quella, tutti questi progetti, tutte queste nostre speranze purtroppo andranno riposte ancora una volta. E allora, tutti insieme, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo la responsabilità, ma anche l'onore, di scrivere una pagina storica per la nostra città e per tutta la Maremma. Dobbiamo, per la prima volta, far vincere Follonica e soprattutto far vincere la libertà.